i miei primi anni di vita con questa malattia sono stati molto molto difficili e fortunatamente non mi ricordo perché ero piccola, ma i miei si ricordano bene perché ero perennemente ricoverata in ospedale. Crescendo ho preso conoscenza di questa mia cosa e non l'ho accettata bene. Mi sentivo tanto diversa dagli altri perché gli altri non dovevano fare attività fisica tutti i giorni, non dovevano prendere le pasticche, non dovevano fare l'aerosol, non potevano fare quello che gli pareva, non dovevano mangiare come col sale e quindi mi sentivo tanto diversa. Pensavo che la mia malattia si potesse vedere al di fuori di me e anche se è una cosa interiore, pensavo che gli altri la potessero vedere, quindi ho iniziato ad isolarmi e non volevo stare più con gli altri, mi vergognavo. Forse tuttora ancora qualche volta mi sento a disagio insieme con tante persone, non voglio, non mi piace stare in mezzo alle persone perché magari forse mi è rimasta dentro questa cosa che gli altri possano vedere, possano capire che io ho un problema. Il momento più brutto che ho passato con la mia malattia è stato il momento delle medie. Io avrei voluto non esistere in quel periodo perché era per me, cioè se la vita era quella avrei preferito non volerla, non volere la vita. Rifiutavo ogni tipo di cura e diciamo che volevo stare male. Nel caso in cui rifiuti ogni tipo di cura, vai verso, cioè ti suicidi praticamente verso la morte perché stai male e dallo star bene tu peggiori, stai male e alla fine. Quindi ho preso in mano le mie responsabilità, mi sono presa le mie responsabilità e ho detto va bene, è il momento che adesso io cresco. Adesso ho un sacco di, cioè, cambiato un sacco di cose, insomma, adesso ragazzi, gli amici, ho visto che la vita è tutta un'altra cosa.